Salve a tutti ragazzi, sono Pogdonx, benvenuti alla parte numero 8 della mia guida a Mario e Luigi Superstar Saga, yay! Allora, il volume del microfono sarà sicuramente abbassato, ma io lo alzerò con Sony Vegas. Comunque, nella scorsa parte abbiamo battuto il totem Tiritera, adesso sto giocando a Yu-Gi-Oh! 5DS, Reverse of Arcadia su DS per DS. Vabbè, non importa questo. Allora, dicevo, batteremo un altro boss come vi ho annunciato nella scorsa parte e otterremo i martelli, giusto per rovinarvi lo spoiler. Adesso sì. E anzi no, spengo tutto il DS ed ecco, adesso seguo proprio la guida. Allora, vi devo dire innanzitutto che ho tagliato 4 battaglie, perché se no non c'entravo col limite di YouTube. Luigi sale di livello a livello 7, finalmente. 9, gli aumento i punti fratelli. Mo ricordo questo. E quanto? 2? Sì, perfetto, 2. Yo. Allora, vi devo spiegare un paio di cose. No, non vi devo spiegare niente perché non so niente da spiegare. E che adesso che vi posso dire? Che praticamente adesso dobbiamo rispegnere quella cosa. Cioè dobbiamo bere l'acqua. Beh, scusate, sono un po' stressato in questi giorni per via della scuola. Ma se parlassi così, no, si sente lo stesso. Vabbè, alzo il volume con Sony Vegas. Allora, vediamo Mario Ciccione che percorre la discesa per andare da quell'omuncolo infiammato che respira fumo quando lo spegniamo e incasi i polmoni di quella mucca a cavallo strambo. Ah sì, prima che me ne dimentico, cercasi collaboratore esterno, di cui metterò il link nella descrizione. Cioè, dai, cercasi qualcuno che voglia testare con Skype, mi raccomando, a narrare con me la parte 9, perché l'altro computer Skype non funzionava. In questo computer invece funziona. Quindi ho anche scaricato un programma che permette di registrare quello che si fa, quello che si dice su Skype. Quindi è un programma abbastanza utile. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Allora, come avrete potuto capire, questo è uno delle mie canzoncine preferite. Anzi, canzoni preferite. Anche se per la verità il solo il ritornello mi piace. Il resto non mi piace nient'altro della canzone. Infatti il ritornello l'ho sentito da un video. Infatti se cercate su... No, perché sennò questo sembrerebbe un video di spam. Quindi non ve lo faccio vedere. Vabbè, adesso vi spiego altre cose. Allora, io attualmente ho aumentato un po' troppo l'attacco di Luigi. Ma questo non importa, perché poi gli attacchi si bilanceranno più tardi. Comunque, da questa battaglia in poi, inclusa, non ho tagliato le battaglie per farvi vedere i tipi dei nemici e altre cose. Allora, come vedete qui ci sono dei draghetti. Qua ho fatto un fail. Dei draghetti sono... Cioè, non è possibile schivare i loro attacchi, a meno che noi non... gli saltiamo sopra al menu per una volta. Infatti si rimpiccioleranno e poi salteremo meglio. Allora, draghetto tartosso e fagiolotto si chiama quella cosa verde. Allora, adesso notate, sto usando l'attacco rimbalzo, salto rimbalzo. E adesso? Cosa succede? Oddio. Avanzato! Ebbene sì, Mario adesso spiega a Luigi cosa fare. Ok. Praticamente abbiamo sbloccato in parte l'attacco avanzato di Luigi. Salto schianto. Vabbè, dell'attacco del bros di Luigi, che non mi viene mai in mente qual è. Allora, comunque, vi spiego che cosa è successo. In pratica, dopo un tot di numero di attacchi bros andati a segno senza fallire mai, quindi se voi per esempio andate, fate una battaglia con cui centrate tutti quanti, centrate tutti i cosi senza fare mai nulla. Vabbè, adesso vedremo l'attacco avanzato di Luigi e come si chiama. Allora, intanto Mario uccide il fagiolotto, perché questo me lo ricordavo. Allora, al rallentatore vi faccio vedere il salto rimbalzo, cioè la difficoltà 1. Vai. Avanzato. B. A. Toglie pochissimo. Però è utile per quei nemici, cioè,
quelle nemici che in parte hanno bisogno di essere colpiti più volte per rompere delle, per rompere difese, queste cose qua. Allora, vi spiego come si sblocca infine un comando avanzato. È abbastanza facile, ve l'ho detto prima come si sblocca, però come si applica in battaglia è diverso. Infatti, quando attiverete il comando avanzato della prima volta, vi consiglio fortemente di mettere la difficoltà 1. Poi vi spiego, adesso vi spiego perché. Perché intanto è rallentatore, quindi si vede meglio. In secondo luogo, possiamo, non mi ricordo cosa. Allora, in secondo luogo, possiamo. Scusate che. Oh, allora, dicevo, in secondo luogo, questa siamo già alla cima, quello è un lago con i blocco. Comunque, vi consiglio di metterlo al rallentatore perché, come avete visto, appare una nuvoletta con un punto esclamativo sulla testa di un gioco di Mario o di Luigi. Bisogna premere il pulsante corrispondente al giocatore, intanto mi curo, per sbloccare il comando avanzato. Se lo facciamo bene una volta, l'avremo sbloccato totalmente. Potremo rifarlo anche nella difficoltà 3. Tuttavia, il comando di Luigi, lo vedremo anche nella questa battaglia boss, è complicatissimo da fare senza rallentamento. E toglie anche pochissimi punti vita. Quindi ve lo sconsiglio. Vi consiglio di fare sempre l'attacco non avanzato. Folli! Questa è una pietra rarissima che si chiama blocco. Ma chi prende il blocco è un vero ladro. Come? Sì, il mio nome è, sono il drago lingua lunga. Cosa? Gli abitanti del villaggio sono preoccupati per me. Mi dispiace. Ho trovato il principe fagiolino e l'ho raggiunto qui. E ho scoperto questo grande uovo. È incredibile. Adesso parlo con la Eremosh. Così me ne sono rimasto a scaldare un po' l'uovo gigante. Ne sono certo. Fra poco si schiuderà e nascerà qualcosa. Perché questo è il destino di tutte le uova. Ho sbagliato. Non ho detto perché. Oh, eccolo. Si sta schiudendo. Che emozione. Guarda quanto è brutto il drago lingua lunga. Nasce un drago. Allora, intanto la pietra bloccò. Cade dalla cascata. E arriva perfettamente nella casa dei mastri fabbro e mazze e picchi. Incredibile, coinvolgente. Quella sì che è una rarità. Allora, da notare, indovinate il nome del boss. Allora, è un drago. Abbiamo visto che sputa blocco. Secondo voi, come si può chiamare un drago così? Ve lo spiego io, si chiama Drago. Allora, ho 80 punti vita. Vi consiglio fortemente di usare molti attacchi bros contro di lui. Vedi, sputerà blocco. Che allora è diciamo una forma evoluta dei draghetti. Adesso questo non lo faccio avanzato. Infatti si abbassa quando lo colpiamo dopo un po' di volte. Allora, gli attacchi che ci farà sono sputare i blocco. Oppure, beh, come adesso, quando è basso sono facili da evitare. Oppure più tardi nello scontro, anche si vedrà, sputerà una pietra gigante che ci salirà sopra. Fail. E ecco adesso ci sale sopra. No, nella prossima parte, nella prossima turno ci sale sopra. E praticamente ridiventa alto. In parte sì, perché sale sopra la pietra come un rialzamento. Allora è difficilissimo da evitare il blocco che sputa quando è sulla pietra. Infatti o rompete la pietra oppure continuate ad attaccarlo sperando di schivare le cose, le mosse. Drago. Comunque quella è una pietra. Perché qua ho fatto un attacco con salto? Non era mai un attacco schianto. Vabbè. Drago. Dietro. Sì, adesso mi ricordo. Usavo un fungo su Mario. Perché avevo paura. Infatti, poi mi toglierà 10 punti vita. Che mi togliesse 10 punti vita. 5. Cioè, mi avrebbe tolto 10 punti vita, però non mi interessa. Cioè, sarei rimasto con 2 punti vita. Poi con Luigi sarei stato mezzo spacciato. Guardate, adesso faccio avanzato non al rallentatore. Guardate quanto è difficile. È complicatissimo da fare questa cosa. Forse alla fine. Forse. Quindi non è sicuro. Alla fine della mia guida. Vedi? Adesso mi avrebbe tolto. Mario sarebbe morto. Adesso abbiamo finito la battaglia. Intanto vi spiego. Infatti, forse a fine della guida. Vabbè, tra poco ve lo spiego. Mario, livello su. Allora, mentre io aumento, non mi ricordo quale statistica di non so, di non mi ricordo quanto. Vi spiego. Praticamente, forse alla fine della guida farò una parte extra facendo vedere tutti i comandi avanzati e tutti i comandi non avanzati. Capito? Sì, questo è quanto.
Guarda, io aumento di 1 e Luigi arriva a 30. Ma non mi ric- mi pare che adesso non gli aumento più. Adesso intanto cosa succede? Si trasforma in un pallone? No. E tu chi sei? Dai. Sto ridere sotto i baffi. Quest'uomo tutto luccicante è il principe fagiolino. Ma cosa ti è successo? Puff. Che dire, è stata una specie di incidente. Durante una missione segreta sugli strani eventi che succedono ultimamente in questo paese, mi sono imbattuto nella strega Ghignarda e nel suo assistente Sogghigno. Che rabbia. Quando ho capito di essere in pericolo, ormai troppo tardi. Mi hanno trasformato così, rincorrendomi un po' nell'uovo. Che guarda quanto è luccicante. E ha rubato la voce della principessa Peach. Intanto arriva il suo cappello volante, che è tipo nuvola Speedy, però è un cappello. Non mi preoccuperei della principessa Peach, si rimetterà presto. Infatti si rimetterà presto. Dobbiamo inseguire il creatore della strega Ghignarda. Vorrei che scendere dalla montagna fino al castello di Fagiolandia per incontrare la regina Fagiolona, cioè sua madre. Sicuramente il prossimo obiettivo della strega Ghignarda sarà il castello di Fagiolandia, come ha detto Sogghigno due parti fa. Allora, ci regala una rosa, che ha un buonissimo profumo, Luigi. Cioè, anche lui c'ha la sindrome del Luigi. Praticamente se dice Luigi muore anche lui. Tutti quanti, tranne Mario e qualcun altro. Ma... E più tardi. Adesso Luigi spin. Il drago lingua lunga cortesemente ci riporta al villaggio di Ritera. Qui ci non dobbiamo scendere, finalmente. Adesso andiamo da Mazza e Picchio per farci dare i martelli. Io qua stavo sudando freddo perché stavo per superare il limite di YouTube. Siamo a 12 minuti da adesso. Ehi voi, è arrivato il momento giusto. Poco fa, da sopra la cascata, è caduto un blocco. Bene, con il blocco O potremo finalmente produrre il miglior martello di sempre. Che poi da notare che si alzano in volo, come per telecinesi. Poi fanno così. Sbattono la loro testa sulla, sul coso. E era molto tempo che non facevo un martello così. Che bello. Così bello che abbiamo riuscito a produrre ben due martelli speciali. Usateli, sono perfetti. Levitano ancora, il potere impareggiabile. Esatto, avete capito bene, i tuoi martelli sono tutti vostri. Allora, quelli sono un po' scemi che ci hanno regalato i martelli senza venderceli. Ci avevamo pure un sacco di soldi. Ragazzi, insegnerò come usare i martelli. Dunque, premete il pulsante R, non L come l'altra volta, e seleziona il martello. Si è sentito che Mario ha detto Hammer. Con il pulsante A si colpisce tutto qua. Per il momento può usare il martello solo chi sta davanti. Adesso ammazza perché Picchio è quello con, le buff, con i baffi rossi. Il pulsante B come una cena ai fratelli. Ma in questo caso se con il pulsante B usiamo il martello, quello che sta davanti si gira e si incazza nel palco. Comunque la prossima parte sarà una parte non noiosa, di più. Cioè una parte stupida che forse non carico nemmeno. Anzi la carico, però non la narro, perché sarebbe... è troppo stupida, d'accordo? Sì. Quindi non per la parte 9. Cercasi assistenti per la parte 10. Adesso salvo e ci vediamo alla prossima parte. Ah no, vabbè, la parte 9 la narro. Però cercasi assistenti per la parte 10, mi raccomando. Se volete proporvi, datemi il vostro contatto di Skype e ci sentiamo. Ciao!